Paquitus, la religione cosmica, dall'io individuale all'io assoluto, terre sommerse. Sempre più insoddisfatto dei risultati ottenuti con la sua ricerca, decide allora di lasciar stare i testi sacri e di prendere in mano il più profano manuale di filosofia del liceo. Per gli antichi filosofi la religione era oggetto di indagine conoscitiva al pari delle scienze ed ogni pensatore poteva apportarvi il suo originale e fattivo contributo, per cui gli sembra giusto iniziare proprio dall'epoca che precede l'avvento dei grandi miti religiosi medio orientali che sono giunti fino ai nostri giorni. Vediamo che cosa ci dice in proposito la SPA, che non significa società per azioni, ma è l'acronimo di Socrate, Platone e Aristotele, e intanto riaffiorano alla sua mente alcune reminiscenze scolastiche, come il conosci te stesso di Socrate, il mondo delle idee di Platone o il Dio di Aristotele, motore immobile dell'universo. Dopo aver velocemente ripassato le dottrine dei tre grandi, un'altra sorpresa viene dalla scoperta di quali profonde verità possano celarsi in semplici frasi enunciate da filosofi ingiustamente considerati minori, solo perché meno famosi di altri. Da Senofane a Protagora, da Eraclito a Parmenide, questi pensatori hanno offerto fondamentali contributi per illuminare il sentiero dell'umana conoscenza. Ma è quando si sofferma sul periodo storico noto come ellenistico romano che dai fogli ingialliti del vecchio sommario emergono inaspettatamente le cose più interessanti. La sua sorpresa si trasforma in stupore quando scopre che un certo Plotino, egiziano di nascita ma romano d'adozione, viene presentato come il più grande filosofo che il pensiero greco abbia dato al mondo dopo Platone e Aristotele. Ma che cosa ha detto di tanto importante questo Plotino per meritarsi tutte queste lodi? Grazie ad un abile e paziente lavoro di rielaborazione del pensiero di alcuni grandi maestri greci, soprattutto di Platone, aggiungendoci naturalmente qualcosa di suo, ha messo in piedi il più perfetto sistema filosofico-religioso che si conosca, anticipando di quasi un paio di millenni quello che la scienza va lentamente scoprendo. Una concezione così avanzata da poter essere paragonata alla teoria del Big Bang è compatibile con la relatività di Einstein, la scoperta che 100 anni fa rivoluzionò le basi della fisica classica. Finalmente pensa di aver trovato quello che cercava, qualcosa in grado di conciliare fede e ragione, cuore e cervello. Una rivelazione che non è frutto di un intervento divino, ma dell'umana capacità di indagare il cosmo per leggere la verità che vi è scritta. Chi ha detto che la scienza e la religione devono per forza litigare fra loro come cani e gatti? Entrambe sono necessarie perché la scienza da sola non riesce a soddisfare tutta la sete di verità che hanno gli esseri umani e la religione, se priva di una solida base razionale, diventa una favoletta per bambini. Comincia così ad aprirsi uno squarcio di luce nel buio pesto del mistero della vita e dell'imperscrutabilità dei disegni divini. A poco inizia a intravedere, grazie a questa antica filosofia, la possibilità di delineare un modello di conoscenza cosmica in grado di superare i confini angusti entro i quali si muovono le religioni rivelate.
La maggiore difficoltà che si incontra in questo genere di operazione consiste nel riuscire a legare insieme tante intuizioni isolate in modo da ricavarne un quadro complessivo, omogeneo e coerente. È questa la vera differenza tra un filosofo e un uomo della strada. Se paragoniamo le idee ai pezzetti di un puzzle, l'uomo della strada è colui che li lascia sparsi dentro la scatola, mentre il filosofo è colui che monta il puzzle.